E questo è un reperto che ho appunto, cercando delle fotografie, ho ritrovato senza minimamente ricordare, perché poi sono cose che sono molto lontane nel tempo, quindi sto parlando di un cartellino dell'anno 52, quindi quando io avevo 12 anni, di uno dei primi campionati dopo la guerra iniziati all'oratorio dei Salesiani. E questo cartellino, diciamo, è relativo alla Torre Juve, una delle prime squadre appunto che si crearono ai Salesiani con l'adesione di noi ragazzi, alcuni tifosi del Torino, altri tifosi della Juve, che praticamente fecero una squadra, e allora per non dare vinta né all'uno né all'altro la squadra ebbe tutti e due i nomi. Ho sempre vissuto nell'ambito del calcio Civitavecchiese, perché avevo mio padre che era nel Civitavecchia come dirigente, e i miei due zii erano i terzini allora del Civitavecchia, uno destro Moretti e l'altro Stenti, e l'altro Moretti che era il terzino sinistro. E quindi sempre io, tutte le domeniche, ho seguito il Civitavecchia, quindi per me il pane e il calcio erano abbinati, insomma.